E come sempre avviene nella storia, i nobili prendono posto sul palco e i popolani, cioè la plebe, povera gente, sta seduta, sta sedendo. Oh, cari amici, tenete presente che qui li vedete più o meno tutti puliti, ben vestiti, perché i vestiti sono nuovi, ma a quei tempi i popolani, insomma, stiamo lì nel 1200, il 1300, ma il 1200, la fine del 1200, la povera gente era veramente povera gente, c'era un grande distacco fra i nobili e la plebe, e la povera gente, insomma, no? E quindi, no, secondo voi, ci stanno per fatto un re a regine, è una gran bella cosa. Oh, cari amici, vi voglio dire anche questa cosa, ma tenete presente che questa è una ricostruzione molto fantasiosa della realtà, eh? Beh, e vediamo che cosa avviene adesso sul palco, eh? Maestà, il Palazzo Regio ha le dimensioni di 10 canne di lunghezza per 3 canne e mezza di larghezza, per un'altezza totale su 2 piani di 4 canne e mezza. All'interno è stato costruito uno scalone per accedere alla Sala Regia. Questa sala è lunga 4 canne e 7 palmi, ha una bifora con colonna centrale ed è separata dal resto del palazzo da un intramezzo largo 2 palmi. Tutti gli ambienti destinati ad abitazione hanno un camino. Tutto è circondato da mura che hanno uno spessore di 1/2 canna, come le mura del borgo. Entro le mura, nei pressi del palazzo, è stata costruita una cisterna. Questa cisterna è divisa da un tramezzo. Una parte, lunga 4 canne, è ad esclusivo uso della corte. L'altra, lunga ben 6 canne, sarà messa a disposizione di tutti gli abitanti del borgo. Maestà, ecco le chiavi. Più che rosa in
intanto il giorno prima la città vecchia era già in festa. Non lo sappiamo se a quei tempi era in festa. Comunque noi diciamo che il giorno prima era in festa. Beh, è già frutta e verdura, signora. Però quello è vestito da popolano, ecco la nostra uva, l'uva da tavolo. Una volta a Mora si faceva la sagra dell'uva, poi non si è fatta più da molti e molti anni. Beh, è un ballo, un ballo al quale partecipano i nostri ragazzini, va, che li hanno presi insieme, e questi sono quei bravi giovani dell'associazione Juvenilia Sempre di Bitetto. Ma sto paese, ma voi sapete quanto è grande questo paese, sì e no se ha 9-10 mila abitanti, quanta causa tienono, va, va bene, però non hanno le cose che attribuono. Ah, e poteva mangiare nella città vecchia, arrosto di polpo. Sta bene, lei è vestita con i vestiti dell'epoca, e Ed invece con i vestiti moderni. È un accostamento che liberamente abbiamo voluto fare. E beh, subito dopo abbiamo, questa è una vecchia figura di Endatier, una donna che ha oltre 80, ma quasi 90 anni ha. E poi arriva Luigi, ecco Luigi, è una figura caratteristica in questo, di Endatier. Pensate che quella il 1991, quando facemmo quell'altra manifestazione con la Bruno Calvani, offrì Luigi i peperoncini a chi? Agli americani che si trovavano a Mola, e si portarono alla America, i diavoletti di Mola, e abbiamo questa bella ragazza con le orecchiette, figurati, è una cosa tipica non solo molese ma di tutto il barese, no? Ecco, cari amici, cari concittadini, vedete, da queste immagini, ecco, noi possiamo dedurre una cosa molto importante. Vedi, ci vuole poco a mettere su in festa un rione, la città vecchia, che per noi potrebbe essere una attrattiva turistica questa. Io sono stato una volta a Ostuni, ebbene a Ostuni nelle stradette c'erano proprio queste cose che stiamo vedendo adesso, ma arrivavano numerosi turisti. Perché non potremmo noi continuare tenendo presente queste immagini che stiamo vedendo in questo momento? Si capisce che ci vuole chi queste cose deve idearle, organizzarle e curarle, e noi a Mola, ecco, molte volte difettiamo. È stata una gran bella manifestazione questa del corteo storico, e vi ho detto che l'ideatore è stato Enzo L'Insalata, al quale va senz'altro il plauso, non solo, ma anche la nostra riconoscenza per tutto quello che ha fatto. Però ci vogliono altri personaggi poi che devono continuare l'idea che è stata già lanciata, e questo può essere l'incentivo per ripetere ogni anno queste manifestazioni, che il centro storico di